Un detto cambogiano recita: accogli la fortuna con cuore puro, ella verrà di nuovo alla tua porta. Ebbene, la fortuna torna a riderci questa sera, perché siamo in presenza ancora una volta di un maestro di musica e parola che ci ha scelti come sua platea privilegiata. Lui ama definirsi un navigante aereo della terraferma subacquea. Avete già capito di chi parlo? A Stati Generali, Vano Fossati! Alzati che si sta alzando, la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare. Alzati che si sta alzando, la canzone popolare. Maestro, maestro, ci illumini su questa figura che ho appena citato, del navigante aereo della terraferma subacquea, che pare, come dire, un po' contraddittoria, se mi permette. Ma no, contraddittoria, perché è un po' la chiara metafora del marinaio che sa dove cercare, ma forse non sa cosa cercare. E che sa cosa cercare, ma forse non sa quanto cercare. Oppure che sa quanto cercare, ma non come. Una sola parola? Mare. Mare, chiarissimo! La sua poetica e la sua filosofia è un grande periodo prolifico per il maestro, perché lei dopo l'exploit con Mina ha già un nuovo album, Amare, Amare. Ecco. Sì, titolo amare, insolito per lei. Amare, amare, diciamo che ho sentito che il solcometro della creatività era favorevole. Solcometro? Mi fa sorridere, Sirena, come lei finga di non conoscere il solcometro, e lo fa per umiltà e questo le fa onore, non so, ma vediamo la grafica. Ma senz'altro. Quale grafica? C'è la grafica? Allora, il solcometro, sì, come tutti sappiamo, è lo strumento che sulle imbarcazioni serve a misurare la velocità relativa, ecco, attraverso una sagola che molto viene rilasciata. Sì, ma sì, torniamo a studio. Ma torniamo al piano, grazie, guardi che sarà piano meglio. E la ringrazio per questa cultura che lei ci propina così. L'altra settimana ci ha deliziato con alcuni estratti del suo precedente lavoro, ma adesso, stasera, siamo proprio attesa, febbrile. Mi fate sentire l'attesa febbrile, ecco, per il nuovo album, naturalmente, a cui lei è particolarmente legato. Sì, è un brano che ho scritto durante una mareggiata, certo, nelle isole Ebridi, nella Scozia occidentale. Cioè, lei era lì a fronteggiare la burrasca e l'ispirazione l'ha colta? No, no, veramente io ero a Bergamo, ah, però no, perché uno non è che deve essere nel luogo della mareggiata per emozionarsi con la mareggiata. Sulla Luna sono andati in 10, però tutti siamo emozionati, ho capito, ma è difficile. Vabbè, come ne ha preso coscienza? Ma niente, mi ha telefonato un mio amico ebride. Ah. Fa, no, niente, c'è la mareggiata, allora mi sono messo un po' in moto e ho immaginato i marosi che si frangevano sugli scogli e le creature del mare, perché noi guardiamo alle creature del mare e le giudichiamo. Noi giudichiamo Nettuno, però ricordiamo che Nettuno ci può giudicare. E questo è una... Maestro, pelle di saggezza. Allora, com'è profondo in fondo al mare, Vano Fossati. Grazie. Le alghe del tuo vicino ti sembran più verdi, sai. Tu vorresti andare sulla terra, non sai che gran sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Che altro vuoi di più in fondo al mare? In fondo al mare tutto è bagnato, è molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sgobbano sotto a quel sole svengono, mentre col nuoto ce la spassiamo in fondo al mare.
piazza e di un salmone sanno suonare con passione. Qui c'è la grinta e ogni successo è un successone. E in fondo al mare, in fondo al mare, no, nessun ci frigge o ci cucina in fricassea. Ogni mollusco sa improvvisare, ogni lumaca si fa un balletto e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Ah, che fortuna vivere insieme in fondo al Allora, qui parte la lettera dell'avvocato, perché non si può ogni volta essere anticipato. Ma no, ma scusi, era un omaggio. No, non è che felice. Era implicito che se l'aspettavano, che era ripetitivo. Sa che cosa? Mi alzo perché sento che sta passando la canzone popolare. Quindi ecco, la prenda di corsa, allora. La prenda di corsa, che è meglio. Sta passando la canzone popolare.